Eccoci qua, signore e signori, buonasera. Siamo qui a Sante Marie, nel comune di Sante Marie, e come di fronte a noi c'è un personaggio veramente importante, un personaggio che ama il suo territorio, forse non dico più di se stesso, ma quasi, che da anni, attraverso sia con la sua carica pubblica, ma soprattutto con le sue grandi qualità umane, la sua forza morale e l'amore che ha per la sua terra, sta riportando nei fasti del passato questo bellissimo territorio che non si può dire soltanto Sante Marie, ma parliamo anche di Taglia Cozzo. Lui veramente è diventato un motore di questo territorio. E questo posto Sante Marie si trova sull'antica vecchia Tiburtina, era anche vicino ai confini una volta faceva parte del Regno di Napoli, Regno delle Due Sicilie, che era confinante con lo Stato papalino. E parliamo di Lorenzo Berardinetti. Lorenzo, ho detto qualcosa di sbagliato? Oppure... Buonasera, non ho detto niente di sbagliato. Io penso che un amministratore innanzitutto deve avere l'entusiasmo di fare l'amministratore. E innanzitutto è sindaco attuale di Sante Marie. Sono sindaco attuale di Sante Marie, ormai sindaco da tanti anni, 26 anni che faccio il sindaco, 6 anni ho fatto il vice sindaco, ma da quando ho iniziato, quando avevo 31 anni, è rimasto sempre l'idea progettuale di sviluppare queste aree interne, queste aree bellissime e apprezzate adesso quando erano poco considerate negli anni passati. Diciamo, tutto è iniziato con l'idea di sviluppare il Cammino dei Briganti, un cammino che attraversa 7 comuni, che parte da Sante Marie e torna a Sante Marie, un percorso di 108 chilometri che, attraversando tutti questi bellissimi paesi del nostro territorio, che poi vendiamo uno a uno, il nostro territorio sta sviluppando una microeconomia di grande scala su tutto questo territorio. Diciamo, parte da Sante Marie, arriva al comune di Pescorocchiano, poi a Borgorose, poi va a Magliano, poi a Massataldi, poi Scurco, poi Taglia Cozzo e torna a Sante Marie. Quindi lungo tutto questo tragitto, tra B&B, affittacamere, ristoranti, dei campeggi attrezzati, c'è un volume impressionante di persone, di camminatori che partono e tornano da qui. L'anno scorso abbiamo avuto circa 5.000 camminatori che sono partiti e tornati a Sante Marie, e quest'anno, dopo aver partecipato e sponsorizzato questo territorio in 3 o 4 fiere, a Napoli, a fare la Fiera del Mediterraneo, a fare la cosa giusta a Milano, a Bologna ed ultima la TTG di Rimini, si vede che sia stato proprio un incremento dei camminatori. Già dal 1° gennaio ad oggi abbiamo circa 500 camminatori che sono partiti e tornati in questo piccolo paese che sta, come hai detto tu prima, sta tornando proprio ai fasti del passato. E questa linea dallo Stato Pontificio al Regno delle Due Sicilie è diventata una linea sia a livello culturale, sia a livello enogastronomico, sia a livello proprio turismo verde, ecologico, molto importante. A Sante Marie, dal Cammino dei Briganti, abbiamo sviluppato e stiamo tornando a sviluppare un progetto per quanto riguarda il Sentiero Corradino. Questo Sentiero Corradino Questo forse ne parliamo dopo, facciamo un passo indietro, Lorenzo, se no altrimenti dobbiamo dire innanzitutto che io e te ci conosciamo tantissimi anni. E questo primo tuo contatto con la storia identitaria, con la storia insorgente, con la storia importante del passato, che molti vogliono far passare per storia locale, ma alla fine è storia universale, e grazie alla bontà del compianto Giovanni Salemi, che si decise di poter recuperare la memoria storica di José Borges, che fu nel 7 dicembre del 1860, ancora quindi con l'esercito piemontese, fu catturato a pochi chilometri dalla frontiera alla Cascina Mastroddi, e grazie al grande comandante Giovanni Salemi si è rievocato sia qui che a Taglia Cozzo questo straordinario personaggio che dalla Spagna venne qui per cercare di consegnare il regno a Francesco II di Borbone. Anche lì capisti che bisognava immediatamente cogliere quell'occasione, o mi sbaglio? La prima volta che incontrai Giovanni Salemi, al quale sono rimasto sempre legato, voi sapete quando arrivano su Facebook, escono i ricordi del passato, spesso l'8 dicembre torna la figura, la foto mia di Giovanni Salemi. Giovanni Salemi, il primo incontro che abbiamo avuto circa 20 anni fa, venne qui e parlò. Sono passati già 20 anni. Generale Borghesi, ero sindaco, venne qui e parlò della rievocazione dell'8 dicembre del generale Borghese. Questa rievocazione inizialmente sembrava una cosa così, vabbè, ma il generale Borghese, pensate che a Sante Marie pochi lo conoscevano così qualche pezzo di storia, e insieme alla maestra delle scuole elementari
attivammo un processo. Ti ricordi il nome? A Rossi Agata, insieme alla maestra Rossi Agata, che frequentava, era la reggente qui della scuola elementare, organizzammo una rievocazione teatrale con i bambini delle scuole parlando del generale Borghese. Allora è cominciato a riprendere un po' di attività e la conoscenza del generale Borghese. Poi un po', molto, anzi po', molto esplosa quando il generale è diventato questore dell'Aquila, Ludovisi. Ludovisi, originario di Sante Marie, e Maurizio Ludovisi studiò tutta la parte che riguardava il generale Borghese, e ci fu la prima ricerca un po' storica, ti parlo di 18 anni fa, di Castore generale Borghese. E insieme a Salemmi, l'8 dicembre, facemmo questa rievocazione storica. C'erano tantissime persone, ricordo, e io loro rimasero un po' impressionati, perché io da sindaco, la faccia da sindaco, ricordai generale Borghese. Successivamente è stato sempre più apprezzato, sono state altre d'amore, scrisse un libro, altre persone scrissero dei libri riguardo al generale Borghese, e ogni 7 dicembre tutti gli anni abbiamo fatto dei convegni qui a Sante Marie ricordando non soltanto il generale Borghese, ma tutto il territorio attraversato da chi diceva i briganti, insomma, di queste persone contro i piemontesi. Insomma, è stata una cosa bellissima, e ancora tuttora oggi si che trascina con meno, diciamo, un po' meno entusiasmo, perché c'è stato qualcosa che secondo me dovremmo recuperare. Vabbè, questa è materia di un'altra conversazione che non vogliamo portare in questo momento a conoscenza dei nostri spettatori, per non annoiarli, ma è una cosa molto importante da recuperare questa situazione. Diciamo pure che anche Salemi, anche opera di Salemi, il busto che sta a Tagliacozzo, che noi ogni anno come associazione in Italia Alta Italia Lavoro, fino a un paio d'anni fa potevamo portare il cuscino di fiori a ricordarlo. Adesso non c'è più permesso, però spero che un domani possiamo rifarlo. È importante capire questa cosa, Lorenzo, quindi vuol dire che tu sei sempre stato avanti, hai capito? Ma noi per la valorizzazione del Borghese abbiamo fatto anche un museo del brigantaggio, che poi andiamo a vedere dopo. Museo del brigantaggio in Italia, che questo museo, diciamo, è stata una cosa molto importante, il riconoscimento anche della targa che era dove è stato preso Borghese, la cambiai perché parlavamo già allora come di un brigante. Io ho cambiato. Ma tu ormai quando si parla di briganti, i briganti insorgenti, quelli del 99 con quelli del 60, ormai la gente sa perfettamente che stiamo parlando di gente che è morta non perché volevano esercitare attività di delinquenti, ma soltanto perché hanno cercato prima di respingere l'esercito invasore, poi si trasformò in guerra civile, e poi era ovvio che nella parte finale, per salvare la pelle, diventi delinquente. Ma io penso, credo, che la conoscenza, già la conoscenza della storia, la conoscenza pratica di quello che è successo, induca la gente a ragionare un ragionamento diverso. Pensate che comunque con il generale Borghese, un giornalista spagnolo del paese dove è nato Borghese in Spagna, è stato qui l'anno scorso una settimana per la ricerca, siamo venuti su degli articoli del paese in Spagna, ha scritto un libro in spagnolo, ce l'ha portato, e adesso abbiamo fatto un raccordo fra l'Istituto Tecnico per il Turismo di Tagliacozzo, e abbiamo messo in contatto questo giornalista, e stiamo partendo cercando, anche forse riusciremo a fare un gemellaggio con la società, paese spagnolo dove è nato Borghese. Però si è sviluppato un processo, una ricerca storica di quello che è successo nel 1860, che non è tutto come è stato scritto, perché la storia la scrivono generalmente chi vince, non è... Però poi quella più interessante è quella che poi la riscrivono i vinti. Sì. Però bisogna anche dire una cosa, Lorenzo, che qua tu sei un sindaco della Repubblica Italiana, quindi qui nessuno vuole fare il nostalgico e nessuno vuole pensare di recuperare il Regno di Sicilia. Però credo che sia doveroso riprendere la frase di Cretineau Jolie quando dice: l'unica carità da concedere alla storia è la verità. Quindi se questa verità detta fa paura a qualcuno, vuol dire che non è un problema nostro. Recuperare la propria storia è come recuperare quella degli Angioini, come recuperare quella degli Aragonesi, come recuperare quella dei Normanni, e anche recuperare la storia del Regno delle Due Sicilie nell'ultima fase della sua vita. Cosa che hanno compreso anche a Scurgola Marsicana, quando si è stata scoperta l'epigrafe alla Chiesa dell'Anime Sante, dove avvenne la strage. Eravate presenti quattro sindaci, non è una cosa da poco quello che è accaduto, e lì non vi siete tirati indietro, poi avete compreso perfettamente che recupero la memoria storica è un dovere prima morale, ma poi diventa anche
una ricchezza, mi sbaglio? Ma io penso che un amministratore debba innanzitutto creare attenzione su quello, dopo il giudizio lo lasciamo ad altri, c'è tante volte pure qualcuno critica a me perché partecipo l'8 dicembre alla manifestazione del pilotaggio, ormai dopo tanti anni uno mi fa pure il caro, non mi interessa relativamente, perché tu uno porta a conoscenza la storia di quello che è successo, a Scurco per esempio pochissimi lo sapevano che era successo nel ciclo della... Pensavano che quella era una strage nazista. Invece dopo con la scoperta uno non è che apprende, scopri la storia, scopri veramente quello che è successo e trovi interesse alla valorizzazione, alla scoperta ancora della storia. Sì. Se il Museo del Brigantaggio dell'Unità d'Italia crea vecchia 2000 visitatori l'anno, non è poco, ma questi è una botta. Ogni persona che parte per il cammino del brigante, quando torna, visita il Museo del Brigantaggio, quindi scopre la storia del brigantaggio lungo questa linea di confine fra lo Stato Pontificio e il Regno delle Sicilie, scopre la Michelina di Cesare, abbiamo fatto pure un murale qui fuori, Michelina di Cesare. Poi lo vediamo. No, scopre tantissime cose che nessuno, nemmeno io conoscevo 20 anni fa, se non veniva Salemi, Giovanni Salemi che mi diceva vogliamo fare questo ricordo. Sì, io vedevo questa lapide a Luppa dove è stato preso Borghese, ma fino a se stesso, non è rientrato mai nel meccanismo. Io dico vabbè, ma fammi capire che è successo. Poi successivamente crea interessi, quindi leggi libri, leggi... No, ma poi Giovanni Salemi soprattutto ti ha dato gli occhiali per leggere dentro te stesso, quello è la tua storia, non è soltanto la storia... Ma generale, qui io quando ho fatto il consigliere regionale abbiamo lavorato anche su un altro progetto molto interessante per quanto riguarda i confini. Il progetto dei Cippi che parte da Martinsicuro e arriva a Terracina è importante, abbiamo fatto qualche riunione. Argentino d'Arpino abbiamo fatto, abbiamo riscoperto con De Angelis, che insomma ancora adesso attualmente. Poi quello che succede come amministratore parlo, tanti amministratori ci credono poco a questo sviluppo culturale, storico, turistico di questi. Anche perché Lorenzo qua, ma qua se non fai questo che ci sta qua? Però tutti i Cippi riscoperti e l'interesse che c'è è una cosa notevole. Alcuni sindaci la settimana scorsa della Val d'Oroveto mi hanno chiamato per dire di interpellare Franco De Angelis per fare una riunione giù della Val d'Oroveto, la Val d'Oroveto sola, tutta la linea che attraversa quei cippi, che è interessante, vogliono già, loro stanno riscoprendo questi cippi, queste piccole camminate, ma con la piccola camminata scopri la storia, scopri la gastronomia, scopri tutto e scopri un territorio di una bellezza stratosferica sia invernale che estivo, tra l'altro. Sì, e devo dire che dopo la pandemia, dopo gli ustini del Covid, si è ancora accentuato ancora di più l'interesse della gente per camminare nei cammini, trovi tutto. Ma c'è da dire questo, è un sindaco della Repubblica Italiana che ogni volta si presenta sta sempre con la fascia tricolore, come giusto che sia, perché e basta, anche perché la storia di 160 anni fa chi può far paura. E poi meno male ci sono persone come te, come Peppino Morzito giù a Scurgolo, che si è fatto carico di poter riportare in auge con la situazione, anche con la battaglia dei piani palentini. E perché poi è una ricchezza, un patrimonio prima immateriale da lasciare ai posteri, immateriale perché può trasformarsi in un'economia, come dici tu, non un'economia industriale, ma un'economia che fa campare la gente. Una microeconomia. Che fa campare la gente? Ma se voi pensate che il cammino dei briganti, almeno per quanto riguarda Sante Marie, ha creato 80 posti letto, ma chi se lo sognava? 80 posti letto. Io quando avevo 31 anni lavoravo sull'albergo diffuso, su tantissime cose, sviluppo turistico che sto realizzando adesso. Però fatto adesso che nascono B&B di giorno in giorno, trovare una ragazza, due ragazzi, anzi una ragazza e una ragazza che tornano da Roma e aprono un B&B a Sante Marie, quindi già c'è un ripopolamento della zona, è molto interessante. Cioè, la funzione dell'amministratore è questo qua, per il trasformamento devi creare degli interessi, l'interesse è questo. Se nei murali se mettiamo tantissime cose che riguardano il brigantaggio, i briganti, è interesse, perché sì, se questa amica mia, eccetera, oppure i briganti che sono dietro con dei murali fatti 3 anni fa, cioè tutte piccole cose, tutti piccoli tasselli che la gente viene, nota e sa e capisce che come scende dalla macchina capisce dove si trova. Ma per evitare lo spopolamento devi creare ma questo bisogna essere geniale, bisogna inventarsi il quotidiano. Hai detto lo spopolamento, 80 posti letto sono tanti, sì. Non è poco, ma soprattutto avere una visione. Non bastano più, perché non è gli 80 posti letto da avere, perché uno quando parte da qua e fa il giro di 106 km, se solo 80 posti qua ne servono qua, ma servono altri
100 posti sul, perché tanti che partono da qua vengono la sera prima, ma tanti arrivano e partono, quindi lungo il tragitto tutti questi paesi che vengono attraversati hanno bisogno di Sì, visibilità, sì, quindi sì. sia a Scurco, a Magliano, a Borgorose, a Alba Fucens, poi c'è la scoperta di tanti territori, che Alba Fucens si la conoscono tantissimi, però attraverso questo cammino che passano 5.000 persone là è ancora Una zona addirittura archeologica meravigliosa, meraviglioso, ma poi certo. perdonami, noi ci conosciamo da una decina d'anni, nei primi tempi che Sì. venivo. Mi ricordo che fin dall'inizio ti eri messo in testa, parlavi di Cammino dei Briganti, però in quel momento io non è che ti stavo perché ero troppo concentrato, però alla fine è da tempo che tu Era pensavi questo. l'idea progettuale allora che dopo concretamente nel 2016 l'abbiamo messa a terra, 2017 è un po' esplosa, ma adesso è esplosa proprio. Travizzate dal 2017 in poi sono stati circa 20.000 camminatori che sono venuti in questo territorio che per loro era Che sconosciuto. poi questo è un territorio di un'importanza storica Ma poi la maggior parte dei incredibile. camminatori, quello che dico sempre, sono, la maggior parte dei camminatori sono giovani, l'80% sono giovani e l'80% sono centro-nord. Uno che viene dalle Dolomiti, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana, che vengono qui, io chiedo sempre dalle Dolomiti, ma dalle Dolomiti viene a fare il Cammino dei Briganti. È un paesaggio diverso, totalmente diverso, E poi apprezzato molto. Poi è logico che dentro questi cammini stiamo sviluppando delle cose incredibili, tipo noi facciamo parte città del Tartufo. Santa Maria, Valgiera del Tartufo, siamo entrati come insieme al Comune dei Quadri, gli unici due comuni in Abruzzo per la valorizzazione del Tartufo riconosciuto dall'UNESCO. Quindi abbiamo creato lungo il cammino dei briganti. Io arrivo e posso pure accompagnare la Tartufaia Sociale come rispondendo a un bando dell'ANCI, il progetto SIBA del recupero dei terreni abbandonati, stiamo recuperando i terreni abbandonati, portando la gente che vuole, logicamente pagando, vuole per raccogliere i tartufi. Sopra queste tartufaie sociali, accompagnata dai cani, cioè tutti, dopo, oggi dipende pure dallo sviluppo che vuole fare un comune, la Poi democrazia la proprio che metta cosa, di poi la idee, co no? diciamo che poi c'è anche a dire questo, c'è la famosa parola magica che attira sempre, non è soltanto perché tutti i territori degli Appennini sono particolari, sono meravigliosi perché sono frequenti. È vero che sono Dolomiti, ma tu sei là d'inverno non puoi andare a fare la passeggiata, lì soltanto in particolare periodo dell'anno, là ancora adesso è maggio, non possono fare le passeggiate, è quasi pur facendo freddo. Quindi il paesaggio dei Dolomiti è particolare. E poi c'è la parola magica Briganti. Noi abbiamo creato, oltre a questo, oltre al cammino, la cosa culturale, la cosa storica, ambientale, abbiamo creato anche delle cose, la birra dei briganti, abbiamo creato il vino dei briganti. Però quello che vorrei dire Non esagerate a proprio nel tutti i sindaci, le commercializzare, eh. cose, deve essere tutto di grande valore. Cioè non puoi offrire a chi viene una birra scadente, un vino scadente, il vino è fatto vino biologico, Identitario, pecorino, che è biologico. quello della vostra terra. La birra deve essere buona, deve essere tutto prodotti di qualità. E Ma tu lo se non c'è sai. prodotti di qualità. Ma tu lo sai che c'era una grandissima produzione di birra nel Regno delle Due Sicilie. A un certo punto dovette fare, ho mandato la legge, poi ti mando sul blog, l'ho pubblicato, Ferdinando II fu costretto a fare una legge perché non c'era più chi metteva i terreni a grano per il pane, perché avevano messo tutti quanti per l'orzo per la birra Sì. e la gente non mangiava più, beveva solo birra. A un certo punto avete fermato un attimo, perché la più grande produzione di birra, di riso, era tutta il Regno delle Due Sicilie. Tante cose che forse molti non vogliono sentire, ma sono realtà importanti. E quindi diciamo che tu ufficialmente quando è partito, il primo anno in cui tu sei partito con questo cammino? 21 Già sono, questo è il nono anno allora, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Questo è il nono anno, quindi adesso farai. partito inaugurato, però diciamo il 2017 è stata la partenza reale. E quindi fin da subito c'è stata un'attrattiva importante. E quindi riepiloghiamo un attimo: i comuni interessati sono Pescarocchiano, che Borgo Pescarocchiano. adesso è provincia di Rieti, ma prima era Abruzzo, e col Regno faceva parte del Regno Borgo anche. Rose, che faceva parte di Santa Anche Maria, Borgo con le Fegato allora, Borgo Rose. era Ora si chiama comune Borgo con le Fegato, frazione di Santa Maria. Il con l'Italia, con il Regno. Regno. Ah, pensa tu. Borgo Rose. Poi cioè, difatti noi abbiamo la frazione dei Valdevari ancora divisa fra Santa Maria e Borgo Rose. Adesso abbiamo ultimato le ultime carte, diciamo, per il riconoscimento della frazione dei Valdevari su Santa Maria, anche perché votano qua, facciamo i servizi noi, però catastralmente risulta mezza Borgo Rose e mezza Maria. Poi abbiamo Magliano de Marzi, oltre Magliano de Marzi, Spurco la Marsicana,
Massa d'Albe, Tagliacozzo, Santa Maria. Ebbè, un anello molto grosso, tra l'altro, non è poco. 8 chilometri, è bellissimo perché è molto considerato. E adesso, oltre a questo, abbiamo inaugurato con la fiera del cicloturismo a Bologna il Cammino dei Briganti MTB, 216 chilometri. Già sono partiti più di qualche persona in bici, ma il primo gruppo... MTB, diciamo che è mountain bike. Il primo gruppo parte la settimana prossima, 20 persone, che fanno tutto il percorso, 50 chilometri, insomma anche lo sviluppo non è differente. E quindi l'anno scorso quante persone avete avuto? 4.700, 4.800. E qua, anche perché voi lo sapete, perché è tutto registrato. Tutto registrato. Questo è il salvacondotto. Sì, che già l'abbiamo visto un'altra volta, però adesso lo vediamo dal vivo. Salvacondotto con l'attestato finale. Lo vuoi aprire? Con i timbri che si mettono lungo il percorso, sulle aree di sosta. E normalmente il percorso in quanto tempo si fa? 7 giorni. Quindi una settimana. Cioè, pure così. E questo è l'attestato quando finisci del Cammino dei Briganti. Ah, ecco qua. Ah, quindi parte qua e finisce qui. Sì. E 7 giorni quindi dura. 7 giorni. Beh, 100 km, 20 km al giorno. Anche in 5 giorni lo fa qualcuno che cammina. Adesso è un'altra moto che è arrivata sul Cammino dei Briganti, e già sono 10 ragazzi che vengono, non insieme, ma saltuariamente, che fanno tutta la in corsa, 108 km di corsa, che partono la mattina alle 4 e tornano la sera. Si fanno 108 km di corsa. Quindi fanno le gran fondo, sì. Quelle sono le gran fondo. Ho capito, è tanto, però è tanto. Cioè, praticamente ormai, questa è la bellezza del nostro territorio, perché essendo veramente a 360 gradi, con un clima che non è mai, sono pochissime le giornate durante l'anno che c'è un freddo polare, e lo puoi fare in tutto l'anno e ti puoi inventare di tutto. Il freddo polare conta poco, è l'acqua, la pioggia che non è. Per esempio Sabato Santo, che è nevicato, che ci siamo 15 cm di neve, qui c'erano quasi 50 camminatori sul cammino, e erano partiti quando nevicava qua, non è che sono messi fuori della neve. Però insomma qualche problema lo creava, non sono saliti sulla lago della Duchessa perché c'era troppa neve. Arrivano, però, quindi passa pure per il lago della Duchessa? Il lago della Duchessa è cartone della Duchessa, sì, anche la lago della Duchessa. Quindi diciamo che rientra tutto nel territorio dell'ex Regno della Due Sicilie. Sì. E quindi questa è una cosa importante. Quanti B&B sono? Voi che fate? Delle convenzioni? Sono associate con voi? Ognuno prenota, i tour operator prenotano singolarmente sui B&B che ci sono. Cioè, l'elenco dei... Ma hanno uno sconto, cioè diciamo... Ognuno ha la tariffa sua, ma... 35 grandi. Ah, proprio a portare, quindi diciamo che sono un cammino popolare per. Però sono strutture. Secondo come la struttura è buona, anche 40-50 euro a persona. Sì, quindi sono tante, quindi le strutture che collaborano. Tante strutture, sì. E sono 80 persone, sono tante. Una rete formata attraverso il Cammino dei Briganti. E voi pensate, perché tu sai che i briganti da noi, sia nel 99, che se ne parla poco, quando arrivano i francesi, ma poi nel 60. Affacciò tutto il territorio. Parliamo adesso della Marsica. Voi pensate di allargare questo cammino anche nella Marsica, o finite qua? Il cammino brigante è questo. No, dico, volete allargare il... È impossibile. Il cammino brigante è questo, ormai è lanciato, cioè poi cambiare ogni anno. No, aggiungere. È impossibile. E perché è impossibile? Spiegaci. È impossibile perché già c'è il cerchio che fa, la chiama il cerchio, ma già non è andato male. C'è il cerchio, attraverso quello là. C'è il grande cammino dei briganti, un altro cammino che parte sempre da Santa Maria, che va, finisce a Potenza. È stato quello segnato, che abbiamo fatto la trasmissione con Luca poco tempo fa. Sì, è stato segnato tutto, però essendo un percorso lineare, per adesso è poco frequentato, poco occupato. Il cammino dei briganti ormai è così, non è che può essere... Ah, quindi c'è il cammino dei briganti e il grande cammino dei briganti, sì. Che non è una cosa... Più se ne fanno, meglio è, perché... Ma anche il grande cammino dei briganti, che parte da qua, fa tutta la Valle Oroveto fino a Potenza, non è un bel cammino, però insomma, bisogna valorizzarlo perché crea più servizi. Se non crea servizi, la gente... Uno parte da qui, arriva a Balsorano, come fa a tornare qui? Invece qui parte da Santa Maria e torna da Santa Maria.
Quindi posso quindi farla. Sì, sì, ma poi devono fare quel tipo. Vabbè, diciamo che devono fare simile a quello che è il cammino di San Benedetto. Devono fare simile a quello, non voglio dire quello di Santiago. Il cammino dei briganti è diventato uno dei primi cammini d'Italia. C'è il cammino degli dei e il cammino dei briganti. Gli dei sopra a Positano. Bologna Firenze. No, io conosco il cammino degli dei di Positano a Gerola, che è veramente degli dei. Sentite, parte da Bologna e va a Firenze. E l'anno scorso ci ho avuto quasi 10.000 camminatori. Quest'anno speriamo di arrivare. Ti consiglio di andare a fare un giorno il sentiero degli dei a Positano, che è qualcosa di unico. Veramente sembrava che stavano appoggiati gli dei. E il futuro che cosa riserva? Io il futuro spero che venga valorizzato ancora di più questo cammino, con dei giovani che aprono attività sul territorio, perché ormai c'è solo bisogno di creare attività e far tornare questi ragazzi a casa, creare, dare servizi ai camminatori, perché più servizi dai è la cosa che più è stimolante. Copiare quello che fanno i grandi cammini, come si dice, come Santiago di Compostela. Noi abbiamo un servizio bagagli qua che funziona benissimo. È un'altra idea che mi è venuta quando stavamo facendo partire il cammino dei briganti. C'erano persone che dovevano portare i bagagli abbastanza pesanti nelle tappe, allora abbiamo visto come facevano a Santiago di Compostela, abbiamo copiato, c'è qualcuno che porta i bagagli nelle altre tappa per tappa, in modo che chi cammina soltanto con i zainetti leggeri. Quindi puoi legarlo pure, giustamente tu dici, all'enogastronomia, però identitaria, reale, non che vai al supermercato e compri, che sia certificata. Ti consiglio di fare il cammino dei briganti, ma sì, lo so, il problema. Ti rendi conto che... Ma figurati, lo sai. Cammino, dicevo, sono andato per camminare pensando di non ritorno più ingrassato di prima, perché ogni struttura, tipo Annesce, c'è la signora Franca che fa le pettucce, cioè tutti quanti sono specializzati adesso, perché come ho detto all'inizio, devi creare l'enogastronomia di eccellenza, dalla birra, dalla vino, sì, sì, al mangiare, cioè cose di eccellenza, perché tu prendi le cose scadenti, poi lavorare una volta. No, ma assolutamente, ma poi... Il passaparola fra di loro, ma... tra i camminatori, vale 50.000 volte più rispetto a... Sì, sì, ma quello è importante anche perché poi la nostra, non dimentichiamo che la nostra cucina, la nostra terra faceva parte del regno dove nasce la cucina che ha civilizzato il mondo, poi l'Abruzzo ha la tradizione di grandissimi cuochi, oltre che grandissimi territori. È importante, è importantissimo questo, soprattutto perché ci sono parecchi giovani, mi dicevi, e questo è molto... dimmi una cosa... La panchina? Che cos'è che la panchina? No, la grande panchina è stata la Big Bench, è stata un'idea, guardando una trasmissione la sera di Rai 3 settembre 2 anni fa, che c'era un'emissione, la fanno vedere tardi purtroppo, la valorizzazione dei piccoli comuni montani, e fecero vedere questa Big Bench, che era un'idea dall'America, venuta in Piemonte c'era qualche sindaco, aveva messo uno di questi sindaci, era un amico che faceva parte dei Borghi Autentici, il sindaco dei Biccari, Gianfilippo, l'ho chiamato e ho detto, ma com'è? Io ho iniziato l'iter per mettere questa grande panchina. E dopo 6 mesi sono riuscito a metterla, perché dopo c'è un iter abbastanza partito, non è che prendi e metti la grande panchina, c'è un progetto da rispettare, sono delle... Che dici tu dici a mettere la panchina in giro niente, ma farla rientrare in una panchina istituzionale che abbia una sua anima, una sua storia. La panchina deve andare sui prodotti, sull'associazione, quello che ti dice l'associazione. Adesso quello che è bello è che da luglio l'anno scorso sono venute più di 7.000 persone. La panchina noi abbiamo messa dentro la riserva che prima poteva avere 500, 600, 1.000 persone l'anno che andavano sulla riserva naturale rotta di Luppa. Adesso vengono più di 6.000, 7.000, 5.000, 7.000 persone che vanno nella... Ma sta dentro, sta inserita nel percorso del brigante? Nel cammino del brigante, è inserita all'interno dei percorsi della riserva di Santa Maria, percorso della brigantessa. Abbiamo fatto qualcosa per i cadestri dentro la riserva, cioè la grotta di Luppa, e la gente quando sta la grande panchina viene giù, vede il murale, si va a vedere il museo, cioè è diventato un altro punto di riferimento per lo sviluppo turistico. Mi dicevi riserva, perché è riserva questo? Cioè, Santa Maria è riserva? 430 ettari di riserva naturale di grotta di Luppa, un parte del paese dentro la riserva, sì. È grandissima cosa anche questa, insomma. Sviluppo turistico, c'è la grotta, bellissima. Però è tutto creare interesse su uno sviluppo turistico, devi creare attrattività, devi creare punti di interesse. Perché devo venire a visitare un turista che viene a visitare Santa Maria? Perché può passare 24 ore qui da Santa Maria, perché c'è la parte turistica che riguarda dall'enogastronomia, la parte culturale del museo, la parte ambientale che tu cammini, c'è la ciclovia, abbiamo la ciclovia della Castagna di 40 km
che ogni anno partecipano circa 1.100-1.200 ciclisti che fanno la ciclovia, però non è soltanto il giorno stesso che fanno la ciclovia, e dopo, successivamente, di sabato e domenica successivi, è sempre in questo tracciato segnato con le frecce, è un continuo di passare dei ciclisti che passano lungo questo ciclovia della Castagna. Quindi è un comune outdoor, un comune con lo sport all'aperto, che tu vieni e poi fa tutto. Ma il fatto, sai qual è pure, tu hai capito pure un'altra cosa, che tu in Santa Maria, come Scurca, come altro, camminate sulle spalle di un gigante che ha una storia che è millenaria. Non dimentichiamo, qui sono state pure le importantissime guerre sociali dei 100 anni famosi dei romani con i popoli italici, che qui sopra pure sono state teatro di quelle battaglie ferocissime. Per non parlare quelle poi dell'alto medioevo, poi zona di confine per crocevia tra Mediterraneo e Europa, vicino al Garigliano, quindi dell'Iri, dove qui nasce l'Iri che sfocia dalle mie parti. Quindi voi avete una storia non dove se l'ha vista, l'ha fatta, e questo è un gigante enorme. La storia di portare l'attenzione, basta poco, resta sconosciuta, nessuno. E tu come se l'avessi presa da un baule che stava chiuso là dentro, hai soltanto aperto il lucchetto. E forse sai come dicevo prima, noi nel 2000 alla comunità montana, che allora c'erano le comunità montane, che è una idiozia secondo me chiudere le comunità montane, quella comunità faceva un progetto del territorio, del sentiero corradino. Corradino e Corradino Sveglia contro Carlo D'Angelo. Un'altra pagina di storia. Battaglia di Tagliacozzo. Con Peppino abbiamo fatto un programma per quanto riguarda la battaglia di Piani Palentini, e lui intelligentemente non ha raccontato le solite cose che tutti conoscono. In quella trasmissione ha raccontato quelle cose che non si dicono mai e che sono molto più umane. Questa battaglia di Tagliacozzo, sentiero Corradino, era un sentiero di 110 km che attraversava più di 15-17 comuni. Adesso lo stiamo riportando, io ho rifatto la parte di Santa Maria che interessava, perché dopo, come dicevo, tanti amministratori sono un po' disattenti sullo sviluppo territoriale, ma sto cercando di creare attrattiva, perché dopo nel 2000 mettiamo tutte le bacheche dei paesi, tu ogni paese trovi la bacheca Sentiero Corradino, ma chi la vede, ma chi è questa bacheca se dopo tu non fai dei piccoli deviati, dei piccole cose, ti spiega, se noi riattiviamo, risegniamo con GPS, con le strutture per sostituire le brigate. Il Camino dei Brigati che è andato prima del sentiero corradino, perché nel 2000, il Camino dei Brigati era nel 2016, quindi già allora c'era una volontà, diciamo, sì, politica di sviluppare territorialmente questo comune. Riportiamo all'attenzione di tutti quanti il sentiero corradino, stiamo ripulendo i sentieri, diventa interessante. Quindi, dove è passato il corradino? Quindi noi possiamo dire che sono tre gli elementi fondamentali. Il gigante è formato da tre cose: la storia, la geografia, che il territorio è di una bellezza incredibile, e la parola briganti. Io per lavoro spesso frequento queste zone, ogni tanto vado in alcuni borghi, purtroppo che mo sono abbandonati, però che se trovi una chiesa aperta trovi delle opere d'arte incredibili, che sono straordinarie, cioè basta vedere soltanto a livello artistico ti fa capire che ricchezza, come io dico sempre, quando eravamo re, per fare quelle opere d'arte dovevi avere i soldi, se no non lo facevi, vuol dire che era un territorio ricco. E niente, Lorenzo, altro da aggiungere? Così poi passiamo al museo. Abbiamo fatto tutto, diciamo tutto questo, e penso che e apprezziamo e vediamo che va bene, ci dobbiamo lavorare ancora di però più. Però i sindaci stanno ricominciando a rispondere, ci lentamente. Dobbiamo lavorare ancora di più, perché oltre a farlo conoscere, oltre alla gente che viene, ma non devi mai calare l'attenzione su tutto lo sviluppo turistico, creando sempre più interesse su questo Cammino dei Briganti e non soltanto Cammino dei Briganti. Grazie Lorenzo. Abbiamo tante bellezze del territorio che stanno per essere valorizzate, ma se ci crediamo noi amministratori ci crede pure la gente. Ma guarda, soltanto se tu volessi fare il cammino medievale, se tu volessi fare il rinascimentale, soltanto per chi vuole vedere le opere d'arte dentro le chiese che sono chiuse, anche quelle più anonime dentro le campagne, tu apri e dici che ci sta qua? Sì. Ho visto quella di Rosciolo, quella di sopra qua a Borgo, cioè io dico ma che è sta roba, dove è uscita? Senza toccare la bafuccia, in sé. Pure noi abbiamo una bellissima chiesa ristrutturata adesso che vale la pena. Il sacerdote dalla chiave, quando i camminatori vogliono visitare, ti pare poco, e non è una cosa da poco. Poi allora adesso ci spostiamo al museo. Grazie per adesso. Nel caro museo del brigantaggio, però mi hai detto che adesso devi passare la parola, lascia la parola a qualcuno che forse su questo argomento si può dire più brava di te oppure no? Sì, Luciana Orlandini, diciamo, il direttore della Riserva Naturale di Rotta di Ruppa, è un studente.
studiosa del brigantaggio e al direttore del Museo del Brigantaggio d'Italia e Radio d'Epoca. Quindi lei è la persona indicata per spiegare tutto quello che abbiamo dentro questo museo. Eccola qua, Luciana. Ciao, ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Hai esagerato, Lorenzo, oppure sei tutte queste cose? Hai esagerato un pochino, insomma. Mi piace questo periodo storico, periodo che ci vede qui dal 1859 con la morte di Ferdinando II e l'ascesa al potere di Francesco II, il figlio, 23enne. E è il periodo storico dove vediamo che il Regno delle Due Sicilie è il terzo paese più industrializzato al mondo, come questa mappa che viene vista dai Borboni, l'Italia del Sud esiste in questa l'Italia è un regno, il regno, non esatto. Regno delle Due Sicilie, esatto. La patria napoletana. Però parliamo prima, io salendo qua sopra ho fatto la foto, ho capito che siamo in un palazzo gentilizio aristocratico di altissimo contenuto storico, oltre che architettonico. Sì, esatto. Che palazzo è questo? È un palazzo storico del 1700 Palazzo Colelli che erano dei signori di questo periodo, e naturalmente questo museo è proprio all'interno e questa è proprietà del comune? È proprietà comunale, quindi è stato riscattato il museo, quindi è nato nel 2008 proprio per poter mettere in evidenza questo brigantaggio che da noi è molto seguito. Bene. La storia del brigantaggio, e in particolar modo importante è la figura del generale Catalano Borghese, sì. Perché ci vede protagonisti. È un periodo storico nel quale José Borghese viene chiamato da Francesco II per riscattare il sud, per riscattare da Garibaldi, riconquistare un regno. Esatto. Borges naturalmente viene qui in Italia convinto, viene nel regno, esatto. Che stava diventando italiano. Ci sono soltanto contadini che non sanno tenere neanche in mano il fucile, e lui è costretto. Ma Dio, questa vicenda è meglio che ancora non è stato scritto nulla. Lì c'è la situazione di Crocco. Si unisce a Crocco. Sì, però poi stranamente è costretto ad abbandonarlo. Vabbè. Esatto, anche perché sono di idee completamente diverse. Crocco stava combattendo la sua guerra, esatto. Non stava combattendo la guerra. E ormai questo è assodato, infatti il Crocco è adottato dai progressisti anche col pezzo Brigante Zamora, perché la inquadro come la prima lotta di classe. Quindi questo è il mio pensiero, ma credo che nessuno lo possa contestare. Infatti è stato l'unico brigante che non è morto, morto di vecchiaia. Comunque un motivo ci sta, c'è. Quindi ecco che il nostro generale Borges cerca di risalire per riconquistare il sud, naturalmente. Non trova più l'appoggio i soldati, naturalmente l'esercito di Francesco II, che era l'esercito più numeroso che esisteva, in realtà non appoggiano naturalmente Borges, perché ci sono i generali corrotti all'interno di questo esercito, e quando Borges risale sull'Italia, nel Regno delle Due Sicilie, trova naturalmente già un'Italia già fatta, insomma, già non trova più naturalmente i personaggi, la gente del posto non appoggia più Borges, quindi lui è costretto, gli viene detto di rifugiarsi prima. Rifugiarsi qui nella cascina Mastrotti a Sante Marie, e proprio perché
dopo un chilometro sarebbe entrato nel regno. Ma per là aveva neanche intenzione di organizzarsi, calcolando che la gente del posto aveva avuto anche la tragedia di qua vicino di Scurgola di qualche mese prima, che fu terribile come quello che è accaduto. Poi qui c'è stata una ferocissima guerra a Tagliacozzo tra i mastrordi e gli orsini, qui scorreva sangue veramente in quantità industriale. Vogliamo, ci spieghi un po' questo museo? Vedo che qui ci stanno, cioè, parecchie cose di tutta la Francesco II, gli editti, sì, Maria Sofia. Esatto, Maria Sofia. C'è anche il padre. Esatto, Ferdinando, Maria Teresa, Isabella, poi ecco, questi quadri che rappresentano poi le figure del Regno del Regno. Questo è, diciamo, tutto donazioni. La figura importante di José Borges. E poi passiamo, ci sono anche dei giornali d'epoca molto importanti, sì, anche questo molto importante. Andiamo qui, presente, e aspetta, questo è il telegrafo con il quale venne avvertito il maggiore Franchini della presenza di José Borges all'interno della città. Chi ve l'ha donato? Come l'avete recuperato questo? Questo ci è stato donato. Qui vediamo belle foto, ci sta pure Luigi Alonso di Alas Chiavone, che Alonso che qui ha combattuto tanto. Noi da poco abbiamo, grazie a Loreto Giovannoni, abbiamo recuperato, ci ha fatto vedere un documento inedito dove il nipote Alviani, 15 anni, fu giustiziato, fucilato dai piemontesi a Ovindoli. Oltre c'è anche Pio Nono, perché giustamente Pio Nono pure fu un protagonista di quella storia. Il Risorgimento, vedo qui. Esatto. Garibaldi, Mazzini. E di qua che cosa c'è? Ecco, in questa stanza, in questa seconda stanza, sono stati riprodotti anche attraverso disegni i briganti, quindi questa gente, questi contadini. Vediamo qui ad esempio il modo di vestirsi, il brigante abruzzese, il brigante marsicano, l'uomo del Cicolano. Ecco qui questo squarcio del, queste sono lettere? Questo documento ad esempio ci sono scritti i nomi dei briganti che entravano nello Stato Pontificio, quindi che mostravano il famoso salvacondotto che gli permetteva poi di passare. Sì, fino all'accordo di Cassino del 57, del 67, è stata la salvezza dei briganti che andavano. Esatto, poi dopo, quando c'è stato l'accordo, quando l'inizio della fine però brutta, è stato quando poi non accettarono più. Beh, certo. Questo pure mi diceva l'amico Peppino, avevi un altro documento importante. Sì, questo manifesto. Vedo qua pure. Si vuole mettere in evidenza. Ho visto che avete distinto tra il brigante abruzzese e il brigante marsicano. Sì. Vedo pure che ci sta il nostro caro, purtroppo, Domenico Fuoco. Esatto, quello che si vuole mettere in evidenza è proprio il diverso modo in questi pannelli, il diverso modo di vedere le figure dei briganti. Quindi Chelina De Cesare la vediamo in questo pannello, ma non è Chelina, esatto, lì è tutto da vedere se, okay, se è lei, esatto, però noi la, diciamo, viene vista da una parte in bella posa con un fucile in mano, con proprio perché il messaggio che doveva passare era quello che se voi diventate briganti noi vi consideriamo eroi. Per contro, ecco qui come invece venne esposta Michelina, stessa Michelina. Beh, ma Michelina, uccisa, che sia lei non si sa, tanto questo è un costume di sonnino, okay, quindi nemmeno perché andava di moda fare le fotografie dei briganti. Questa è foto sua e non si discute. Esatto, questa naturalmente. Questa come viene, diciamo, per come fu giustiziata, è terribile. Esatto, così. Crocco, Chiavone. Poi naturalmente
Da quello che noi sappiamo sono stati proprio gli stessi familiari, parenti a tradire questi briganti. Sai, stiamo parlando del 68, c'era la disperazione, tanta gente comincia. Esatto, faccio notare proprio, ecco, per la ragione per la quale magari i parenti tradivano proprio questi briganti. Qui vediamo un manifesto. Sì, non abbiamo, ma molte volte erano costretti, perché sennò venivano pure loro ammazzati. Esatto. Non si sa, poi è accaduto, certo, che fu il cugino, però andare a capire. Chiudi, che altro, che altro ci sta. E qui poi qui vediamo, qui sono oggetti. Naturalmente. Qui parliamo di risorgimento. Esatto. Qui c'è l'esaltazione apologetica del risorgimento. Vabbè, anche questo fa parte della storia. Esatto, questo fucile che è originale dell'esercito borbonico e si può vedere perché ci sono questi due sigilli. Ah, questo è il fucile di dotazione. Sì, di dotazione dell'esercito borbonico. C'è stato donato. Queste sono baionette. Una baionetta, questi invece sono lucchetti che servivano per chiudere i forzieri. L'avete orchestrato bene, questo, organizzato bene questo museo? Sì, bene. Pensate di volerlo ampliare? Queste sono le famose macchine fotografiche dove venivano usate come trofei, perché poi c'è stato un business sulle fotografie. E questi altri due fucili invece? Questi sono fucili, appunto, che ci sono stati donati. Venivano utilizzati proprio anche da... Ma non si sa se sono piemontesi questi? Questi non ne abbiamo... Non si sa. Va bene, Luciana, voi pensate di poterlo allargare, di poterlo... Certo, ci sono altre, sicuramente qui è pieno di stanze. Sì, questa bandiera che bandiera è? Ecco qui, vedete questi... Io lo so che cos'è questa bandiera. E campeggia adesso sul Quirinale, sul Palazzo Chigi. Questa è una bandiera un po' particolare, che ti fa capire come noi abbiamo la nostra Repubblica Madre, che è quella francese. Non è il caso di parlarne adesso, ma è una bandiera molto particolare. Luciana, grazie per questa... Grazie di tutto. Ci vedremo quando... Ci siano ancora più oggetti e più stanze aperte. Grazie Luciana, grazie a Lorenzo, grazie a tutta la comunità di Santa Maria. Grazie. L'Italia è sempre rimasta in qualche modo uguale a se stessa, pur nelle drammatizzazioni e nelle tragedie, insomma. Ecco, ma c'è perché? Uno poi alla fine si chiede che cosa è che ci rende così diversi. Secondo me c'è un fiume carsico che spesso, lunghe fasi, scorre sottoterra, ma c'è sempre, scorre sottoterra, ma poi viene fuori. Da prima ancora dell'unità d'Italia, viene fuori, e c'è, in qualche modo c'è sempre stato, insomma, non, è un paese il quale detesta lo Stato, perché lo Stato in Italia, lo Stato è stata, specie all'inizio, non è stata l'unità, è stata l'occupazione che il Piemonte ha fatto del paese. Il Regno di Napoli a quel punto era molto più ricco e potente del Piemonte. Quindi sarebbe stato tutto diverso se fosse stato il Regno di Napoli a occupare l'Italia. Invece è stato il Piemonte. E il Piemonte, con mentalità savoiarda, se pensiamo che Cavour parlava francese, quando parlava, la lingua corrente, parlava francese. Quindi, allora, è stato conquistato. Lo Stato, gli italiani l'hanno detestato.